Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact, sono il vostro coccodrillo Mato700 che vi parla e siamo qui per spiegarvi come raggiungere Spiral Abyss. Ci sono due modi per raggiungerlo: arrivare qua in cima alla montagna e usare un personaggio del ghiaccio e fare il pimpinello la camminata per tutto il viaggio qua con il ghiaccio, il potere di DR2, e personaggio del ghiaccio intendo Kaeya, lui è l'unico praticamente che può farlo, e l'altro modo è questo che vi farò vedere adesso. Come vedete c'è un portale là sopra, si sbloccherà salendo abbastanza di rango. Ci troviamo qua insieme a Cappe o a... Dobbiamo arrivare qua insieme a prendere il nostro paraspiritello qua e portarlo qua sotto. Per sconfiggere il slime dell'elettrico non conviene usare l'elettrico, non farete molti danni, ve lo garantisco io. Usate il fuoco che fa parecchi danni. Perfetto. Rompiamo un paio di semini perché fanno veramente male. Così ci liberiamo la zona. Perfetto. Ce ne sono uno e un altro. Quindi ce ne mancano ancora due. Eccolo qua, uno. Il nostro amico Super Spiritello. Penso che sia lui. È andato, penso, da direzione sbagliata. Perfetto, e sono due. Ora se ne manca solo uno. E lo vediamo qua. Questo è uno scrigno bloccato. Ecco il nostro amico Super Spiritella. Ciao amico! Andiamo a destra, a sinistra, zigzagando. Scrivete nei commenti se si dice zigzagando quando si va a zigzag. Perfetto. E qua si attiva l'aria per salire, per arrivare qua al tempio. Oppure, salendo ancora di più, si arriva qua e si può prendere il scrigno. Esatto che siamo qua. Perfetto, d'accordo. Ho sfruttato l'occasione. Perfetto. Saliamo e entriamo. Troppo basso. Ho preso le misure male. Perfetto. Entriamo finalmente nel tunnel. Perfetto, nel nostro teletrasporto. E laggiù si vede subito Spiral Abyss, però per prima cosa ho visto... Ah,
un spin che mi gustava. Non pensavo che venivano subito dei nemici. Volano anche i slime del fuoco. Ora questo qua zero usiamo Noel perché per rompere la sua barriera è facile usare un personaggio con una spadona. Perfetto. E prendiamo un segno. Scusate per il contatempo, non pensavo di mettersi così tanto per uno scrigno, però... Dai! E... ecco qua il nostro Spiral Beast. Come vedete sopra c'è una gemina per il nostro teletrasporto. Spiral Beast. Inizia. Qua ci sono dei vantaggi che durano per dei giorni, insomma 9 giorni qualcosa. E qua ci sono le missioni di Spiral Beast. Questo è il modo più semplice per raggiungere Spiral Beast. Altro modo per raggiungere Spiral Beast è di equipaggiare un personaggio. Un attimo che vado subito a equipaggiarla. Ecco, vado a equipaggiarla. Ecco, equipaggiamo Kaeya. E l'altro modo sarebbe di fare tutta la strada con il suo R2. Così. Senza distrarsi e cadere. Continuando così. E potete camminare sull'acqua. Senza problemi. E raggiungere la spesetta che c'è qua. O arrivare qua su questi slot, penso che arrivi. Perché non si può un sbalzo troppo alto su potere. Perché mira davanti a lui, quindi per il basso dovete o attivare la sua super e buttarvi giù e risalire sul ghiaccio o continuare così fino a che non raggiungete un posto, il nostro Spiral Beast qua dietro. Spero che vi sia piaciuto il video. Se è così mettete un bel pollice in su. Se volete vedere che arriva fino dall'altra parte scrivete nei commenti che fa un video apposito su questo. Spero senza cadere o quanti sbagli, quanti tentativi si metterò per arrivare fino là. Perfetto. Scrivete nei commenti se siete interessati a quello. E ciao al prossimo video. Ciao ciao!